Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buon mercoledì. Olimpiadi di Parigi, l'Italia femminile della pallavolo entra nella storia, raggiunge per la prima volta nella storia una semifinale di un'Olimpiade. Una partita straordinaria contro la bestia nera dell'Italia, che è la Serbia. Una Boskovic sottotono, solo 14% di attacco. Una Serbia che, a parte il primo set dove ha fatto tanto soffrire l'Italia, nel secondo e terzo set non c'è stata partita, ha fatto tanti errori, in battuta non è stata incisiva, la Serbia ha sbagliato tantissime battute e non è l'Italia con una con una far straordinaria nei primi tempi, una Danesi super nei muri, una Bosetti concreta, una Paoletta Egonu sempre in grande spolvero, con una Orro dalle mani fatate che alternava palloni di qua e di là, una nazionale perfetta, perfetta in ricezione, perfetta in servizio, perfetta in difesa, ma soprattutto perfetta in attacco. Spazzata via la Serbia che ci aveva eliminato a Tokyo e la possibilità adesso di giocarsi, chi lo sa, la finalissima, speriamo bene. La volontà delle ragazze di arrivare lontano, le possibilità ci sono, la squadra è forte e io sono convintissimo che dopo la prestazione di ieri, dove comunque Julio Velasco ha fatto capire quanto è importante avere un allenatore di questo livello sotto le ragazze, sotto l'allenamento e sotto le attenzioni di un allenatore di questo livello. Le serbe piangono, l'Italia sorride, stasera ci sarà la nazionale maschile contro la Francia e domani sera alle 8 ci sarà la nazionale femminile. Speriamo che da queste due semifinali escano due finaliste per il primo posto. Un saluto a tutti, vi ringrazio sempre per seguirmi, vi invito a cliccare in basso a destra e dire liberamente la vostra sullo sport. Ciao!